Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scusate per il video del colpo fatto con gli iscritti per la voce bassa, pensavo che questa mattina ero impegnato, ma mi è saltato l'appuntamento, quindi vi ho portato anche i forzieri con un attimo di ritardo. Questo è il primo forziere. Tornando al video di prima con gli iscritti, l'ho registrato ieri sera mentre la mia ragazza dormiva, quindi c'ho la voce bassa perché non avrei voluto svegliarla. Allora raga, vi faccio vedere un po' di cose in questo video, i forzieri, ma comunque penso che l'avete già visto ragazzi, poi io i forzieri, prima di fare il video li metto tutto su Facebook, quindi seguitemi su Facebook e su Facebook metto parecchie robe riguardanti a GTA, un po' di cazzate, immagini divertenti, robe così, insomma, stronzate di Facebook. Adesso vi voglio parlare di questo aereo, lo Sparrow che galleggia, perché praticamente ieri giocando con questi iscritti, io ho guidato lo Sparrow di uno di loro. E il sottomarino anche era di questo ragazzo. E io che guidavo le sue cose non potevo entrare con lo Sparrow perché era tutto suo, nonostante fossi associato. Allora ho detto quasi quasi mi compro questo. Ragazzi, è in sconto, costa un milioncino adesso. È un veicolo inutile. Però secondo me adesso che c'è il sottomarino, la sua utilità, visto che gli associati non possono entrare nel sottomarino del CEO se non è di sua proprietà, allora mi sono detto compro questo coso. Chiaramente non lo potete parcheggiare dentro questo Sparrow, però un minimo di tempo se qualcuno non ha lo Sparrow, che ne so io, lo si risparmia perché noi ieri dovevamo atterrare sopra il sottomarino, scendere, quell'altro doveva mettersi la guida, alzarsi e entrare. Allora ho detto quasi quasi compro sto coso per un milioncino in offerta, visto che c'è il sottomarino, secondo me potrebbe diventare utile. Chiaramente se uno c'ha già lo Sparrow, gioca da solo, è inutile. Io chiaramente questo qua lo userò solo se sono in compagnia, ripeto, l'ho comprato perché è in sconto, se no sto schifo non l'avrei mai preso. Se sapevo che potevo entrare, come ho detto, con lo Sparrow di un altro nel sottomarino di un altro, non l'avrei mai preso. Ma visto che ieri per tutte le missioni non capivamo, pensavamo che eravamo messi male, robe così, ma invece è proprio una cosa del gioco che non ti fa entrare nel sottomarino di un altro tramite il veicolo di un altro. Quindi dovevamo scendere e entrare dalle botole, dalle porte. E chi aveva lo Sparrow doveva mettersi alla guida, spostarsi dalla guida e mettersi dentro. Adesso, raga, vi faccio vedere la lotta tra business fatta con la Toreador. Mi ero già chiesto quando è uscita la portaerei, chissà con la Stromberg se funziona. Poi non ho mai avuto l'occasione di usare la Stromberg. Poco tempo fa mi è uscita la lotta tra business e ho detto adesso piglio la Toreador, vediamo. Con la Toreador non dovete preoccuparvi del coso, dell'antiaerea, dei missili, dei Buzzard, di altre robe, perché arrivate proprio tranquilli, tranquilli. Chiaramente entrando poi nella portaerei dovete ammazzare i militari, ma non è che sia una cosa così difficile. Ripeto, mi è andata di culo perché in questa sessione mi sembra eravamo in 6 o 7 e sono stato uno dei primi ad arrivare. C'era un altro ragazzo che poi non so che fine ha fatto. Comunque era qua sulla portaerei anche lui perché appena sono arrivato ho sentito colpi di mitra. Aspetta, raga, io ho voluto mettervela questa cosa perché da quest'estate che è uscita la portaerei mi sono sempre chiesto, cazzo, chi sa fare questa lotta tra business con la Stromberg? Se funziona, se va. Poi non ho mai avuto l'occasione, ripeto, ho preso la Toreador praticamente appena uscita. Appena sono stato in una sessione che è partita questa lotta tra business, mi è subito venuto in mente, dai, usiamo la Toreador, vediamo. E ragazzi, secondo me questa Toreador è veramente il veicolo migliore del gioco in questo momento. Chiaramente l'oppressor è ancora il più comodo perché non c'è il traffico, te voli, vai, tranquillo. Però per questa lotta tra business, per altre cose, io non so se stando sott'acqua uno da sopra con un missile, con l'oppressor, con altri veicoli, ti può agganciare. Questo non lo so, ma mi sembra di no. Qui vi ho tagliato la scena, arrivo al mio nightclub e consegno. Ragazzi, ancora mi scuso per la qualità audio del video di prima. Neanche questo video doveva uscire, ma alla fine questa mattina sono libero, pomeriggio avrò da fare. Seguitemi su Facebook, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!